col nome di un animale tu lo abbini a un mangiare da strada, va bene? Sì, andiamo. Cane. Cane, lo abbino a un mangiare di strada. Lo dopo non c'entra niente, però andiamo avanti. Gatto. Il gatto. E come lo abbiniamo il gatto? Il lot cat, ma non c'entra niente. Fenicottero rosa. Fenicottero rosa, gli stagni di Vendicari, e non c'è... Lì ci mangi... Che ci mangia gli stagni di Vendicari? Del pane condito, il pane condito. Rana. La rana e le rane fritte. Panda. Panda non ti ispira niente che non sia meraviglioso, quindi tutt'altro che cibo. Scimmia tibetana. La scimmia tibetana. Ma perché mi dici tutti gli animali? Che noi siamo animalisti. Canarino? Ah, il canarino è quello dei fumetti, quello giallo. Ok, e per ultimo qual è il piatto di giorno, il piatto più speciale che ho finito qua in questo posto meraviglioso? In questo posto da mangiare di strada si cucina per come io e Moira vorremmo sederci a mangiare. Qui non c'è un piatto che si cucina perché si vende, si cucina tutto perché quel piatto a noi farebbe godere moltissimo mangiarlo. A noi per esempio, ma non c'è uno meglio dell'altro per noi, la cosa che amiamo molto è la pasta. Quindi la pasta fatta in casa, la pasta del sud, la pasta del nord, la pasta emiliana, con l'uovo, di semola, col granarso, e tutte queste paste le facciamo quotidianamente insieme, ma arrivando a farle quotidianamente, partendo veramente dai canederli per arrivare su Filandeu, passando per la Sardegna e arrivando in Sicilia. Ci piace tutto molto. Benissimo.